Salve ragazzi, bentornati, sono sempre Sentro Silver, siamo ancora su Assassin's Creed Odyssey. Ci sono già morto un paio di volte qua in casa di Metioco. Abbiamo una missione qua, quindi mettiamo per tempo la torcia e come vedete ci sono le serpi qua dentro, in casa sua. Guardate i danni che fanno i serpenti, cioè sono sproporzionati. Quindi anche questo è un secco no su Assassin's Creed Odyssey. Perché non si può provare e riprovare le stesse cose più e più volte? Non stiamo giocando un Souls, cioè quelli di Ubisoft non so veramente cosa avessero in testa quando hanno fatto questa cosa. Comunque, liberiamo il prigioniero. Sia lodato il Dio che ti manda. Mi avrebbero mangiato vivo se non fosse stato per te. Non credo che ti avrebbero mangiato. Ma mi avrebbero certamente ucciso. Perciò, grazie. Sono sempre felice di aiutare qualcuno. Al mondo servirebbe più gente come te, specialmente ora. Mi manda Pericle. Era preoccupato per te. Ti capita spesso di essere legato e circondato da serpenti? Come puoi aver voglia di scherzare? Dei criminali sono entrati in casa mia, mi hanno trascinato qui, legato e circondato di queste creature orrende. Qualcuno deve fermarli. I serpenti? I criminali! Allora, perché i Perché farti serpenti? questo? I politici sono bersagli facili in questi tempi funesti. Quando mi hanno legato, mi hanno chiamato serpe. Mi hanno detto che sarei morto tra i miei simili. Hai riconosciuto quelli che ti hanno fatto questo? Pericle mi ha chiesto di andare nel distretto dei pescatori e di parlare con i poveri e i malati, per dar loro speranza. Ho riconosciuto le loro voci. Ah, sì? Mi hanno bersagliato con cibo avariato e insultato. Nascondevano i loro volti, ma le voci e il puzzo di pesce erano inconfondibili. Dove li trovo? Non li ho visti in faccia, ma ho riconosciuto le voci di uno dei distretti in cui sono stato. Sono frequentatori abituali dei comizi di Cleone. Vivono nella parte inondata della città, vicino alle mura. Non temere, Metioco. Li troverò. La tensione è alta. Di questo passo ci faremo a pezzi l'un l'altro prima che gli Spartani facciano breccia nelle mura. Quindi Sparta sta per attaccare la nostra città Atene e potrebbe essere veramente la guerra del Peloponneso che c'è durante, conosciamo tutti durante gli eventi storici che abbiamo studiato a scuola. Quindi muoviamoci verso queste persone, forse ci ha chiesto di ucciderli o di indagare. Non vorrei che potessimo veramente in questo punto del gioco schierarci o con Sparta o con Atene. Non lo so, non, o se non altro con... Qui siamo ad Atene, La morte di scusate, Atene con tiene tutti i Pericle o col governi suo sotto accusa. avversario. Ecco qua, siamo in una zona in cui Risarcimento possiamo sotto fare delle accusa. indagini. Ma qualcuno non è d'accordo. Mi sembra che qualcuno volesse attaccarci, ma... Ah, serpi! Guardate, ragazzi, ci uccidono con due colpi. Ora scusate, ricaricheremo e cercherò di entrare con una torcia in mano ed essere più sicuro, però, cioè, incredibile, incredibile veramente. Quanto l'hanno fatto male questo Assassin's Creed. Quanto è fatto male veramente. Cioè, poi il giocatore non si diverte a ricaricare ogni 2 secondi la partita. Io non capisco perché questo Assassin's Creed è stato fatto così difficile. Vabbè che oggi è ancora il 5 di ottobre e il gioco in Omega Edition per molti è uscito oggi, quindi molti lo staranno provando oggi per la prima volta, però facciano delle patch per sistemare questi problemi, perché veramente questi ragazzi sono problemi. Ecco, Esserci un indizio da qualche parte. vediamo se saremo abbastanza veloci da seccare tutte queste serpi prima che ci uccidano. Serpenti, come quelli che dovevano uccidere Medioco. Scusate se sono morto, ma avete visto che i serpenti sono OP in questo gioco? Sono veramente OP. Ci saranno altri serpenti qua? No. Morsi di serpente e qualcuno ha nascosto il corpo. Ma ho la sensazione che questa morte sia stata un incidente.
Ok, ora arrampichiamoci. Pare che i delinquenti che hanno attaccato Metioco non avessero architettato personalmente quel piano. Deve essere la casa degli attentatori di Metioco. Ma la lettera dimostra che erano solo pedine del piano di qualcun altro. Di chi? Credi di poter venire qui a ficcare il naso? Avete attaccato Metioco. Ho trovato i serpenti, la lettera del vostro amico e un cadavere. Tutto qui. Ah, povero Atti. Conoscevamo i rischi. Non si ottiene nulla senza versare un po' di sangue. Perché uccidere Metioco con i serpenti? Siamo prigionieri nella nostra città per via di Pericle e dei suoi amici corrotti. Il mercante di serpenti ha detto che era ora di inviare un messaggio. Dovevano soffrire. Non potete farvi giustizia da soli. Ora sarò io a decidere cosa fare di voi. Cleone ha detto che dobbiamo riprenderci la città dai potenti. Che è ora di combattere. Non importa cosa ci farà, gli altri seguiranno il nostro esempio. So che qualcuno vi ha dato i serpenti e che vi ha usato per fare il lavoro sporco. Voglio sapere chi. È un vero eroe di Atene. Una pedina di Pericle non potrà fermarlo. Non siate le pedine di qualcun altro. Ditemi dov'è il mercante di serpenti. Va bene, ha un accampamento appena al di fuori delle mura. Vende i suoi serpenti lì. Sparite dalla mia vista. Per fare la differenza, ma dovremmo lavorare insieme. Forse hai ragione. Non dovevi per forza mostrarci pietà. Ma da dove iniziamo? Da qui. Il distretto è casa vostra. Ignorate i politici e concentratevi su quello che potete cambiare. Grazie, ci proveremo. Devo liberare Atene da quel venditore di serpenti. Ok, è momento di agire. Per troppo tempo Metioco, l'amico corrotto di Pericle, ha oppresso la povera gente. Prendete questi serpenti e fate ciò che dovete. Metioco sarà solo l'inizio. Ricordate le parole di Cleone, perché ci porteranno la grandezza. Quindi sono proprio due fazioni, ragazzi, che si stanno facendo guerra. Il bersaglio è vicino. È un venditore di serpenti da uccidere ed è quello che, come si chiama, che voleva morto Metioco. Allora, dunque, in realtà io non so se il gioco ci manderà direttamente ad allearci con come si chiama il nostro amico ok, probabilmente è fuori il venditore di serpenti. Sì, non dobbiamo per forza entrare nella fortezza. Ah, guardate, altri serpenti che ci avrebbero fatto la festa. Sentirai il masso del serpente. Ti uccido, Mistios. Il problema, guardate i danni, guardate i danni. Cioè, no, ragazzi, no. No, non ci siamo veramente. Non ci siamo veramente. Allora abbandoneremo anche questa quest. Cioè, incredibile. Ed è una quest principale, non riusciamo a farla. Cosa dobbiamo fare con questo gioco noi? Cioè, perché io mi stavo già lamentando da un po' di video che era difficile, ma è veramente è terribilmente difficile questo gioco. O livelliamo un livello tale che riusciamo a one shottare tutti, ma per livellare dobbiamo fare quest, vorrebbe dire un'esplorazione che durerebbe troppo. I video quando ve li pubblico tra un anno, perché con i tempi che abbiamo per livellare. Allora, eccoci di nuovo qui. Cercheremo un nuovo approccio. Proviamo. Ho provato a usare una tecnica che non ha funzionato. Molto spesso anche, allora, anche le tecniche in questo gioco non vanno. Il serpente ci ha appena attaccato e ci ha tolto un quantitativo di vita impressionante. Ci fa troppo male.
Ora dobbiamo cercare di portarlo lontano dai serpenti. Se uno mette la difficoltà facile, poi presume che è cosa che possa fare al primo colpo, giusto? Vedete, devo aspettare, curarmi. La pianta si è messa di mezzo, non mi ha fatto vedere cosa stavo facendo. La mia fortuna è stata causato l'arco, ho sfruttato quel momento. Però ragazzi, allora, non posso prendere il loot perché ci sono dei serpenti che mi stanno, che rischiano di attaccarmi, cioè, no vabbè, non ci siamo veramente. Oh, due spade, le daghe dell'avvelenatore. Proviamo ad alzare un po' il DPS, anche se sono veramente demotivato, vi dico la verità, perché non puoi buttare fuori un videogioco con una difficoltà così elevata. Ok, ora adesso forse dobbiamo tornare dal nostro amico. Scappiamo dai serpenti perché è one shot sicuro contro i serpenti, avete visto? Io spero veramente in una patch che sistemi tutto, ragazzi, perché questo gioco è fatto male, è fatto molto male. Io vi porto gameplay, voglio vedere la storia e tutto, ma se per vedere la storia devo morire tonnellate di volte, non ci siamo veramente, non ci siamo. Posso capire Bloodborne, che era un gioco fatto così e l'ho cominciato, ho fatto gameplay, abbiamo finito, ho amato Bloodborne per quanto fosse disarmante come difficoltà all'inizio, anche lì non capisco chi programma questi videogiochi perché li fa così, ma poi l'ho amato, l'ho platinato e insieme a voi, come vi ricordate, e mi è piaciuto tantissimo Bloodborne. Spero di poter mettere mani su un titolo altrettanto bello, ma questo qua, credetemi, a sto punto io spero in Red Dead Redemption 2, che vi ricordo ho prenotato, il 26 avremo Day One, lo giocheremo in Day One il 26. Spero in RDR2 che non sia un altro titolo di questa entità, perché questo Assassin's Creed per me è veramente deludente. Lo gioco, vado, andiamo avanti, non mi arrenderò, vado avanti ancora un po' finché non mi stufo, perché credetemi, mi sto già stufando, eh. Come molta altra gente sto sentendo sulle community, quindi parliamo. Direi che la situazione è migliorata dall'ultima volta. Per ora il pericolo è passato, ma finché quei mostri saranno a piede libero, nessuno sarà al sicuro. Sono stati dei pescatori a legarti. Prendevano ordini da un mercante di serpenti che lavora per i nemici di Atene. Che ne hai fatto di loro? Ho fatto in modo che comprendessero i loro errori e li ho allontanati. Non ti daranno più fastidio. Sono lieto che non sia stato versato del sangue, ma come sai che non torneranno? Ho messo in chiaro che qualsiasi mossa stupida mi farebbe arrabbiare molto. Beh, deve essere stata un'esperienza terrificante per loro. Grazie per l'aiuto, Mistios. Di sicuro lo riferirò a Pericle. Ok. Anche qua, come vedete, dobbiamo per forza arrampicarci per uscire dalla casa. Non abbiamo una via diretta con la città, quindi... Wow! Complimenti. Cioè, capisco, però... Allora, questa è la missione di far scappare Fidia, mentre questa è l'ostracismo. Quindi andiamo a fare questa missione che è più vicina a livello di passi. Sì, ce la facciamo? Ok. Dunque... legna che serve sempre, poi accompagneremo anche un po' con le dracme, perché vedo che allora non
Dunque abbiamo un fabbro, se avrà in vendita della legna la compro. Vediamo, visto che ci passo davanti. Cosa ti serve? Ecco qua, la compriamo tutta questa legna. Ah, dovevo settare la quantità di legna che volevo comprare. Beh sì, severo ma giusto, ha senso. E ha in vendita anche un cavallino e li volevo collezionare, quindi quasi quasi, come vedete, ha in vendita anche questo elmo. Però cominciamo a spendere delle signore dracme, quindi ecco qui, e compriamoci il nostro cavallino. È bello vederti. Dunque, parliamo. Devi essere quello che ha mandato Pericle. Sì, mi ha parlato del voto per l'ostracismo, ma non mi ha detto che cosa devo fare. Ovviamente, per quello ci sono io. Allora, se qualcuno viene esiliato, può tornare. Se lo fa, viene punito. Poi, cosa deve fare una persona per essere ostracizzata? Deve essere percepita come una minaccia per la città o per il popolo. A quel punto si vota. Qualcuno è stato ostracizzato solo perché è meno amato rispetto alla persona che ostacolava. Qual è il mio ruolo? La votazione è già avvenuta. Non resta molto tempo prima del conteggio. Prendi gli ostraca in questa borsa e scambiali con quelli sorvegliati. Vuoi che manipoli l'ostracismo? È Pericle a volerlo. E di certo ha le sue ragioni. Portami la borsa che troverai nella stanza. Mi occuperò del resto. Nessuno mi vedrà entrare e uscire. Resta qui. Ok, allora vediamo. Non sono stato molto attento, ma mi sono fatto due risate su alcuni commenti che ho letto sui day one di Assassin's Creed Codice e day one per chi aveva comprato l'Omega Edition, quindi. E vedo che la community è sempre burrona con certe cose, per non dire di peggio, quindi. Eccoci qua, la zecca di Atene. Non devo farmi vedere. Dunque siamo in una zona dove ci potrebbero attaccare a vista, perché vabbè, arriva il Mistios, tiriamogli tutti addosso e ammazziamolo subito, perché è povera bestia, no? Ma anche sta cosa, vabbè. Questo è lì da solo, provvederemo a farlo fuori, così, perché il gioco non ci piace, quindi ammazziamo più. Questa dovrebbe essere una statua di Atena, no? Infatti siamo ad Atene, pure io. Anche fare sequenze di uccisioni furtive, come vedete, non è che ci dà tutta questa esperienza. Cioè, io speravo in in premi migliori, ma boh. Cioè, se il gioco è così difficile, perché ricordiamoci, è difficile questo gioco, e da un Assassin's Creed non me lo sarei veramente mai aspettato, almeno dacci dei premi migliori in modo da poter fronteggiare la sfida che ci vuoi imporre. Ecco, dopo un po' vedete che la sequenza di uccisioni, se non le facciamo a raffica, si chiude, perché non mi hanno mai visto dall'inizio delle uccisioni furtive. Non capisco perché devi impedirmi di continuare questa cosa. Altro punto a sfavore per questo Assassin's Creed, quindi mi dispiace, ma per il momento Odyssey è un no assoluto. Gli sto vedendo veramente veramente pochi punti a favore, troppi pochi per una saga che comunque
Allora, quei due ci vedrebbero. Quindi ci muoviamo di qua. Non so manco io perché mi sto muovendo così e non sto facendo... Ecco, forse c'è il nostro obiettivo. Allora. Ecco qui. L'ostrica reale, l'oggetto di missione. Ed ora rubiamo qua, già che ci siamo. E poi dobbiamo salire, useremo questa colonna greca per salire. Così dovrebbe andare. Devo informare il contatto di Pericle. Un'altra cosa è che noi prendiamo fuoco facilmente, quindi. Ah, non si è rotta, fantastico. Forse è un bene. Ecco, adesso abbiamo completato la zona. Il palazzo di giustizia e possiamo lasciare questo posto. Speriamo indenni, quindi ecco la direzione è quella, buttiamoci da qui, arrampichiamoci sul faccione della statua e avanziamo ragazzi, questo cane ci attaccherà sicuramente perché tutti i cani di Odyssey ce l'hanno con noi, no, un Labrador che non ce l'aveva con noi, miracolo ragazzi. Allora, abbiamo altre missioni a tempo, qua le eviteremo perché non ho neanche, ho perso talmente tanto tempo a fare missioni secondarie che non mi hanno mai pagato in nessun modo che manco voglio più farle, guardate. Non è mai successo che in un Assassin's Creed non facessi le secondarie. Ora vediamo cosa avrà da dirci questo NPC. Siamo morti due volte in questo video, un Assassin's Creed in livello facile e morire, ragazzi. Fatto. Sei veloce? E che cosa ne farai? Le butterò in un pozzo. Ah, pare che sia arrivato l'ufficiale. I voti sono stati contati. A gran maggioranza, il popolo ha deciso che Anassagora verrà ostracizzato da Atene. Questo fermo immagine a cosa è dovuto? Fantastico. Ragazzi, qui stiamo documentando tutti questi bug, eh. Nelle amicizie. Ma quando lo fai, coltivale. Sarà dura per me ora che Anassagora lascerà Atene. Eravamo piuttosto intimi. Anche se lui era più vicino a Pericle, strano che non fosse qui a difenderlo oggi. Normalmente Pericle difenderebbe qualcuno. Un caro amico? Certo. Comunque, Anassagora sembra contento dell'esito. Questa giornata ha portato più domande che risposte. Hai detto che eravate intimi. È stato come un mentore per me. Ho avuto molti dei miei pensieri migliori conversando con lui. Chi sei tu? Chiedi a chiunque e ti risponderanno Socrate. Ma un nome non significa nulla. Sono le nostre azioni a determinare chi siamo e ogni azione ha un prezzo e delle conseguenze. Detto questo, tu chi saresti? Il mio nome è Alexios. Eppure non sento di conoscerti. Forse posso capire chi sei in un altro modo. Vuoi conoscermi? Converrai con me che la conoscenza è l'unico bene a questo mondo. Certo, la conoscenza motiva ogni mia azione. Allora in questo caso siamo simili. Conoscere quando attaccare, che arma impugnare,
o quando usare la ragione anziché la violenza. Forse mettiamo in pratica il nostro amore per la conoscenza in modo diverso. Lo faccio secondo le mie esigenze. Sei chiaramente una persona che fa qualsiasi cosa reputi necessaria, per dracme forse, o per raggiungere uno scopo personale. Questo descrive molte persone. Sono curioso di sapere perché tu l'abbia fatto. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è a causa tua se il mio amico è costretto a lasciare la sua casa. Ho fatto quello che mi è stato chiesto. E le tue necessità sono più importanti di quelle dell'uomo che hai contribuito a ostracizzare? Eppure sollevi una questione interessante. Chi è più responsabile? Anassagora per essere coinvolto o tu per aver deciso il suo destino? E va bene. Io sono più responsabile. Ma l'ho fatto perché mi importa di una cosa. Di me stesso. Allora spero che ripenserai a oggi. Ad Anassagora. Alle scelte. Socrate. Eccoti. Eccomi. Sei in ritardo. Ti aspettano tutti. Volevo assistere al destino di Anassagora. E l'ho fatto. Di loro che sto arrivando. Beh, sembra che la nostra conversazione sia giunta al termine, ma spero che non sia l'ultima. Chi può dirlo? Socrate è un importante pensatore, filosofo della Magna Grecia, appunto. Quindi... E qui vedete come stiamo andando su di punti esperienza, ma non bastano mai. Allora, a questo punto ci rimane da fare, come missione Odissea, queste si possono chiudere dalle ombre. Ok, si possono chiudere i menu a tendina, perfetto, molto bene. Fuga da Atene, ecco qua, quindi ci darà un arco e ci dirigiamo verso l'obiettivo, che in effetti ci avrebbe... Guardate la statua di questo uomo che... ovviamente nudo, che sta dominando il toro. Potrebbe essere... ah no, è un toro umanizzato, potrebbe essere Teseo e Minotauro. Quindi è un po' strano che Teseo abbia combattuto nudo, in quanto esiste la sua armatura, come avete visto, e abbiamo già un pezzo anche dell'armatura di Teseo. Lui si arrampica a caso dove capita. E che dire, anche dalle mie parti, quando ero piccolo, c'era la leggenda di Gino, che era autista del pulmino che ci portava alle elementari, che aveva piegato il toro, no, in gioventù. Quindi non esiste solo la Magna Grecia con le leggende, quindi leva dubica il toro, come si dice in dialetto pavese dalle nostre parti. Ma detto questo, aveva praticamente preso il toro per le corna e ribaltato da un lato. Ovviamente non era un uomo gracilino il nostro Gino. Quindi, e ciò contribuì alla sua leggenda negli anni. Ma detto questo, dopo questa piccola lore pavese dell'Oltrepò, dove abito io, che dire, io vi potrei anche quasi quasi salutare. Ci portiamo al prossimo punto, dove ecco qua, dobbiamo modificare la nostra nave. Vi saluto e ci vediamo alla prossima parte di Assassin's Creed Odyssey, titolo che, come ripeto, non mi sta entusiasmando, spero stia entusiasmando un po' di più voi che state seguendo i video. Vi ringrazio per seguire i video, oramai l'abbiamo cominciato, cerco di portarlo alla fine e non so, vediamo se faremo anche la run con Cassandra, perché inizio gioco potevamo anche scegliere tra Xios e Cassandra. Quindi ecco qua, allora dobbiamo andare qua fino al molo. A quanto pare ci sarà richiesto di arrampicarci, quindi forza Xios, un piccolo sforzo. Mettete like o dislike a questo video, anche se non stiamo più riuscendo ad arrampicarci, come vedete, ecco, ce la facciamo. Iscrivetevi al canale per sapere quando la prossima parte di Odyssey andrà online, ne stiamo facendo parecchie in questi giorni, in questo giorno che è il 5, e alla prossima. Ciao ciao a tutti ragazzi da Sino, ciao ciao.